Grazie Presidente e grazie alla consigliera Celli che comunque nei lavori della Commissione è sempre presente con spirito propositivo. La proposta di delibera è stata analizzata in sede di Commissione e, come ha sottolineato anche la consigliera, delle perplessità sono state espresse non tanto nel merito e nell'obiettivo quanto nel merito attraverso il quale il testo di delibera prova a dare un indirizzo su una gestione più efficiente del patrimonio indisponibile di Roma Capitale. Quindi, se da una parte apprezziamo lo sforzo, dall'altra dobbiamo comunque ravvedere in questo testo delle circostanze che non ci trovano completamente favorevoli. Nello specifico teniamo a precisare che l'indirizzo di questa maggioranza è quello di cercare di fare in modo che il patrimonio indisponibile sia effettivamente reso disponibile, messo a disposizione per le esigenze della cittadinanza, in primis per le questioni di emergenza abitative, a tutti noti, a tutti chiaramente note. Pertanto il nostro indirizzo è in primis quello di gestire gli immobili, ancorché appartenenti al patrimonio indisponibile, per questo tipo di esigenza. Anzi, aggiungo che l'idea è anche quella di cercare ulteriori disponibilità anche nel patrimonio disponibile di Roma Capitale per far sì che possano essere messe a disposizione di questa esigenza. Detto questo, l'altro aspetto che rintracciamo in una questione più meramente amministrativa, in quello che sottolinea la delibera, è relativo all'utilizzo di beni che, non essendo magari appartamenti ma sono esercizi commerciali, debbano migrare a una corretta classificazione del bene stesso, e questo crediamo che sia corretto. Tuttavia ci sembra un aspetto prettamente amministrativo, che tra l'altro è un percorso che si sta compiendo nell'ambito del Dipartimento Patrimonio. Quindi, seppur noi siamo d'accordo, e l'abbiamo detto sin dai primi momenti, che è necessario un cambio di rotta sulla gestione del patrimonio di Roma Capitale, crediamo che sia necessario approfondire ulteriormente una serie di aspetti che vengono tra l'altro indirizzati in parte nell'emendamento proposto, che richiedono delle verifiche opportune circa l'utilizzo ai fini istituzionali. Io credo che noi su questo aspetto, sulle opportune verifiche per poter far sì che alcuni beni siano o non siano adeguati a uso istituzionale, occorrerebbe anche esprimere dei criteri che siano più contestualizzati e dettagliati. Pertanto il nostro non è un giudizio negativo sul merito e sull'obiettivo della delibera, ma come maggioranza ci asterremo alla votazione. Grazie.